Chi vuole valutare se aderire alla voluntary disclosure rischia di essere segnalato per evasione. Gli obblighi di segnalazione del professionista impediscono un'accurata valutazione sulla voluntary disclosure italiana. La mancata esclusione del reato di autoriciclaggio, in sintonia con l'articolo 379 del Codice Penale, espone chi offre consulenze in Italia all'alto rischio di essere indagato per favoreggiamento. Sia coloro che stanno pensando di autodenunciarsi, sia i professionisti sono paralizzati dai rischi derivanti dagli obblighi di segnalazione per sospetto riciclaggio. Chi si trova nella prima fase di valutazione e si informa presso diversi professionisti italiani sui meccanismi della voluntary disclosure rischia di essere segnalato da uno dei professionisti interpellati, mentre il professionista rischia un'indagine per favoreggiamento. Salve, io sono Enzo Caputo, avvocato svizzero con SwissBankLawyers.com. Il candidato non perde solo i benefici della voluntary disclosure, ma rischia la prigione. Per coprire le sanzioni non bastano più fondi del conto in Svizzera. Cosa fare? Vieni a Zurigo, nel mio studio, e faremo la valutazione insieme. Come avvocato svizzero sono in grado di garantirti un'accurata valutazione del tuo caso, in completo anonimato ed in totale sicurezza. Sarai coperto dal segreto professionale. Il professionista in Italia lo contatterò io, a nome mio, per te. Come avvocato svizzero offro tutti i benefici del segreto professionale a tutti coloro che si trovano in fase di valutazione. Insieme selezioneremo il professionista idoneo al tuo caso specifico. La comunicazione col professionista sul territorio italiano la conduco io personalmente, dando la massima protezione possibile. La mia esperienza con i clienti americani ha dimostrato che non fare niente è la strategia peggiore. Se oggi rimani passivo, domani saranno gli altri a decidere per te, e non saranno certo tuoi amici quelli che lo faranno. Specialmente la clientela più anziana è sotto shock, è paralizzata. Si rifiuta addirittura di reagire. Invito i contribuenti, soprattutto i più anziani, a reagire, ad informarsi in completa sicurezza. Venite a Zurigo e valuteremo il da farsi insieme. Informati da me, raccoglieremo tutte le informazioni necessarie per valutare attentamente il problema, rispondendo ad ogni tuo dubbio. Ci muoviamo insieme con i piedi di piombo e sceglieremo il professionista idoneo per te. Comunicherò da solo col professionista in Italia in tutta segretezza e in tutta confidenza. I documenti bancari saranno resi anonimi da me personalmente. Oscuro il tuo nome e il tuo indirizzo prima che siano inviati in Italia. Indipendentemente dalla tua decisione se autodenunciarti o no, una cosa è certa: ti devi informare. Posso capirti se fino ad oggi non ti sei informato bene, non è colpa tua, perché questa legge è un vero campo minato, non garantisce una serena valutazione e presenta rischi se fatta nel territorio italiano. Informati e valutiamo insieme. Valuta la tua situazione col beneficio e la protezione del segreto professionale svizzero. Fai il primo passo adesso. Vai in una cabina telefonica e telefonami al numero seguente 0041 44 212 4404 per fissare un appuntamento qui da me a Zurigo. Non esitare, fai il primo passo. Ti prometto che ti sentirai molto meglio dopo la telefonata. Grazie per aver seguito questo video. Una bella giornata.